abbiamo appena finito di presentare la prima fase di sviluppo del debriefing, del concept, del progetto che vede i ragazzi collaborare quest'anno sempre con BMW Motorrad e naturalmente Moto.it. Il tema quest'anno ci ha portati a fare un ragionamento e un'indagine più su degli scenari futuri, degli scenari di condivisione, degli scenari dove l'interconnettività e le smart city entreranno molto più in relazione con gli utenti e con i mezzi. E quindi sta emergendo questo nuovo modo di vivere la città attraverso veicoli diversi, veicoli forse più condivisi, perché le persone avranno più disponibilità a vivere un'esperienza di prodotto più che di possesso di prodotto, e questo è un po' quello che emerge dalla lunga analisi che i ragazzi hanno fatto. Ci piace essere come una sorta di catalizzatori di possibili scenari che poi danno forma a nuovi prodotti, e poi anche di prodotti che sicuramente dovranno coniugare quello che è un concetto di brand premium come è BMW con veicoli che forse avranno anche, oltre a questo valore qui, anche altri valori che sicuramente entreranno più in relazione con l'esperienza, con l'utilizzo e con l'uso. Abbiamo visto progetti diversi, stimoli interessanti, innovativi, una certa confluenza degli stimoli che abbiamo ricevuto su una user experience votata alla condivisione, allo sharing. Qualcosa che oggi nel mondo delle due ruote a motore ancora non si vede, è una proiezione futura su cui l'azienda sicuramente dovrà riflettere, perché è lo scenario che le giovani generazioni ci stanno suggerendo come il più futuribile. Sono emersi tanti stimoli molto interessanti. Uno stimolo particolare che ci ha colpito è quello delle emozioni, del make a life ride urbano, così come è stato definito dai ragazzi. E abbiamo visto che questo piacere di guida non deriva più dai veicoli, dalle moto, scooter che stiamo utilizzando, ma dai servizi e dall'ambiente circostante, da cosa possiamo ottenere dal viaggio, dallo spostarsi da un punto all'altro e avere come aggiuntività nel proprio spostamento. Per cui dobbiamo anche noi forse riflettere su quello che sarà il futuro prossimo o il futuro più lontano dei nostri mezzi, per offrire un'esperienza sempre più a 360 gradi per il nostro utente.